Ripetitive. Io sono realmente orgoglioso e mi considero privilegiato di poter aver vissuto questo anno e mezzo, questi 2 anni, grazie alla Regione Lombardia, alla presidenza dell'agenzia, in un momento in cui è maturata un convincimento comune di renderci protagonisti attivi in un percorso di educazione ambientale. Naturalmente l'abbiamo fatto grazie alla Regione Lombardia nelle migliori condizioni possibili, nel senso che abbiamo avuto il tempo di riflettere e di pensare che cosa fare, quindi che progetto mettere a fuoco, partendo da una riflessione molto profonda su che cosa non bisognasse fare, su che cosa non poteva servire, su che cosa era già stato visto. No, sui piani, sui banchi, nelle varie proposte educative. Lo dico perché in fondo quello che a noi è venuto in mente è un percorso, un progetto non dovuto, come dicevo prima, quindi nessuno ci ha chiesto di farlo, nessuno se lo aspettava e questo è stato un grande vantaggio per poterci prendere tutto il tempo necessario per decidere tutti i non che dovevamo rispettare. Quindi non dovuto è il primo, non da soli è stato il secondo elemento di riflessione, perché molto spesso noi ci accorgiamo un po' per parti separate che ci sono delle buone iniziative nella costellazione di varie proposte, ma quasi mai si fa la fatica di mettersi insieme cercando di chiamare intorno al tavolo i migliori operatori che possono agire in un ambito. Quindi il secondo must è stato non da soli. E non da soli vuol dire, come hanno ricordato bene prima l'assessore dell'ufficio scolastico regionale e anche Piccarolo del FLA, era far sedere intorno al tavolo una parte insieme a noi della comunità scientifica con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, la regia di Regione Lombardia, che naturalmente a cui dobbiamo le nostre possibilità, e l'ufficio scolastico e l'ufficio scolastico regionale. Perché abbiamo pensato che nel tema di educazione ambientale, forse può sembrare vincere facile giocarsi l'aspetto educativo sulle tematiche legate all'infanzia, perché, come dire, il terreno è certamente più fertile rispetto all'incedere degli anni, appunto l'assessore ricordava, io dall'alto dei miei 70 anni, come dire, posso cominciare appunto a fare sintesi. No, tra l'altro, avendo avuto prima dell'agenzia un'esperienza abbastanza lunga sulle tematiche legate all'infanzia e anche legate alla comunicazione, il mio orgoglio e il privilegio anche di essere riuscito veramente a fare questa cosa con grandissima gioia. Sono veramente contento di aver fatto questa, di aver potuto partecipare a questo progetto comune. Un altro must che volevamo rispettare è non solo nozioni, cioè uno dei pericoli in cui si cade quando si decide adesso caliamo nella scuola il nostro sapere, come viene in mente quando si realizza uno spot pubblicitario, spesso la lite che c'è tra chi ama il prodotto e chi deve realizzare la comunicazione e chi sa tutto del prodotto vorrebbe mettere nello spot tutte le informazioni organolettiche, tutte le caratteristiche, tutte le peculiarità, alla fine non passerebbe nulla di un messaggio di comunicazione, mentre gli esperti della comunicazione tolgono completamente tutte le caratteristiche e cercano di far capire che deve passare un'emozione. Quindi uno dei rischi che non volevamo correre era quello di cadere in un prodotto, tra virgolette, fortemente nozionistico e quindi cercare di capire che cosa fosse vicino a un linguaggio dei bambini. Tra i must era anche non solo la famiglia, o non solo la scuola, o non solo l'istituzione. Pensare a qualche cosa che potesse attraverso il formidabile circuito scolastico avere un riverbero attivo, operativo e non passivo, sia dei bambini attraverso il percorso nella scuola, ma anche che avesse un riverbero, un'onda lunga anche nelle famiglie e nel tempo libero, e quindi pensare a qualche cosa che potesse animare anche il tempo extrascolastico, consapevoli del fatto che educare i bambini, al di là dell'ovvio
e quindi quello che comporta questa semina lo sappiamo tutti. Io per esperienza genitoriale dico anche che la semina sui bambini ha un'utilissima onda di ritorno nell'immediato, nel senso che molto spesso sono i bambini, appena presa e fatto proprio una nozione, a ricordare ai grandi esattamente di come si deve stare tra i ranghi, a perimetrarci il nostro agire, no? Sono i bambini in casa che dicono spegnete le luci, chiudi l'acqua, quando hanno capito il senso di queste cose diventano anche maestri dei grandi, quindi ha una doppia valenza, una semina nel tempo ma anche un'onda di ritorno geniale, fantasiosa e di gioia, di divertimento a brevissimo. Un altro must, un altro non che volevamo rispettare era non un prodotto tradizionale. Se ne sono viste migliaia di pubblicazioni di tutti i generi, a grandi firme, ma l'idea di calare l'ennesimo libercolo nella scuola, per quanto fatto bene, per quanto ricco di cose giuste e attendibili, ci sembrava di aggiungere una goccia in un oceano, in una modalità che aggiunge, come dire, una cosa che rischia di nascere già priva di interesse. Ultime due raccomandazioni e must sul cosa non doveva essere questo progetto: un progetto non locale, e qui anche qui si vince facile, perché oggi qualsiasi cosa si immagini che abbia un riverbero virtuale o digitale è istantaneamente quello di cui parliamo oggi in quest'aula tra di noi, è una cosa che in questo preciso momento può essere fruibile in qualsiasi angolo del pianeta in tempo reale, a prescindere che si siano o non si siano stampati dei libercoli. E l'ultima cosa, che forse è stata quella che ci ha emozionato e intrattenuto di più, era il must di creare un prodotto anti-age, cioè anti-invecchiamento. E qui si è aperto il grande tema. Ieri ho partecipato a una riunione, bella, anti-age, qualcuno sorride, ma effettivamente anti-invecchiamento sul serio. Ieri ho partecipato a una riunione a scuola di mio figlio in cui l'insegnante diceva: l'anno prossimo il libro di testo, mi guarda già male Simona, l'anno prossimo il libro di testo sarà sia in versione cartacea ma anche in versione digitale. Quindi noi insegnanti ci stiamo ponendo il problema se a scuola, dato che non vogliamo mandare più avanti e indietro i bambini con le cartelle e con i libri che pesano, ci stiamo interrogando se ha più senso che il libro resti a casa e facciamo lezione a scuola sulla parte digitale o l'esatto contrario. E lì, come dire, si è aperto un dibattito infinito sull'importanza e il valore del libro. Non so come andrà a finire, ma dentro di me pensavo che la riflessione che noi abbiamo fatto, che realmente credo che possa anticipare i tempi da questo punto di vista, forse abbiamo perso qualche mese di ragionamento tutti insieme, ma credo che siamo arrivati ad inventare, tra virgolette, il miglior matrimonio che possa esistere per risolvere questa diatriba se il libro deve nascere morto o morire, o che senso può avere e che proporzioni e che parte, anche non arrogante o preminente, può avere la parte digitale o digitalizzata. Da questo matrimonio è nata l'idea che praticamente abbiamo immaginato un libretto sulla nutrizione di 150 pagine, di cui ne abbiamo stampate solo 33. Nel senso che nella parte stampata è rimasto il cuore delle nozioni scientifiche che riteniamo possano avere lunga vita, sicuramente 5-10 anni al netto di scoperte scientifiche che controvertano tutti i saperi che ci portano ai giorni nostri, e un rimando, un rinvio, e adesso vedremo come, non voglio svelare anticipazioni, un rimando, quindi questo diventa uno strumento quasi balistico per lanciare i bambini, la loro fantasia, la loro azione, la loro interazione su tutta una parte virtuale di cui tra poco, ripeto, non anticipo, ma che diventa il bello di tutto questo percorso che ci siamo inventati. E così abbiamo risolto, come dire, la sfida che appassiona questi tempi tra la carta stampata che rischia di morire e tutti quelli che la vogliono sostituire con il digitale. L'altra riflessione, e mi avvio alla conclusione, era parole o immagini.
Anche questa risposta è arrivata spontanea pensando ai bambini. Io dicevo sempre, dico ancora, i bambini ascoltano con gli occhi, perché in realtà, in fondo, pensare di iniettare delle troppe nozioni attraverso le parole o le spiegazioni spesso ha risultati controproducenti. Quindi loro guardano e mirano i comportamenti e quindi era fondamentale immaginare qualche cosa che facesse parlare molto più le immagini dei testi. A quel punto abbiamo fatto 30 e abbiamo pensato a 31. Tra fare un libro d'immagine o delle proiezioni digitali d'immagine, che cosa comunica in modo ancora più efficace di una serie di illustrazioni o di un libro illustrato? E siamo caduti, felicemente, nell'animazione. L'animazione, come dire, è come fare un triplo salto mortale in avanti, perché inutile che provi a raccontarvi o a spiegare che cosa suscita o la forza veicolare di un'animazione rispetto a una semplice immagine, per quanto è naturale che sia. Qui la fortuna aiuta gli audaci, perché mentre portavamo avanti queste riflessioni abbiamo avuto la fortuna di incontrare su questo nostro percorso uno dei più grandi animatori che il nostro paese abbia conosciuto negli ultimi 50 anni, diciamo, che è Bruno Bozzetto. Il suo studio, oggi appunto Pietro Pinotti, che è il braccio destro, oltre che braccio direi anche la mente pensante di questo studio, è qui con noi. E dirà tutto quello che io ho sottaciuto per far capire che cosa si nasconde attraverso, dove ci porta a livello di trampolino questo piccolo libretto che oggi parla della nutrizione, perché non volevamo derubricare il tema legato all'Expo e quindi alla nutrizione, non volevamo mandare in cantina questa importante tematica, ma da settembre-ottobre abbiamo pronti tre numeri relativamente all'acqua, all'aria e ai rifiuti, che viaggeranno esattamente su questi stessi principi. Ultimo, ma non ultimo, avremo a breve una versione di tutto quello che vi ho raccontato e che vedrete in inglese, perché non solo vogliamo arrivare in tutto il mondo, a questo punto questo diventerà un prodotto mondiale a tutti gli effetti, ma vorremmo anche che anche nell'attività scolastica si potesse concepire, per chi lo desiderasse, di far fare questo lavoro ai bambini anche come laboratori linguistici, piuttosto che in italiano, quando una scuola lo ritenga più interessante. Chiudo dicendo, questo, come dire, traspariva un po' già il racconto, potete immaginare che essendo i concetti racchiusi nel libercolo, concetti che consideriamo abbastanza solidi e strutturati per i prossimi anni, capite già automaticamente da soli che invece tutto quello che fa parte della digitale è attualizzabile con grande semplicità, con grande facilità, con economie incredibili rispetto a quello che vuol dire ripubblicare numeri, fascicoli, eccetera, eccetera, e stamparli. E quindi tutto quello che vedrete, il bello che adesso ci presenterà Pietro, sono elementi che fanno parte appunto del famoso volume, ma su cui prevediamo almeno ogni anno di poter avere un'attualizzazione efficace e che faccia ritornare e rivivere, e quindi con l'approccio anti-age, il famoso libretto che vogliamo considerare veramente una modalità nuova. Mi fermo qui, Pietro, se mi integri.